Uomini e donne gossip, Paolo e Angela, la frecciatina di Esther. Esther Glam dopo Uomini e donne, a chi erano rivolte le parole dell'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin? Durante la messa in onda del Trono Classico, e dopo la fine della puntata, le parole di un'ex corteggiatrice di Uomini e donne hanno attirato l'attenzione degli utenti su Instagram. I fan della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare il messaggio lasciato da Esther Glam qualche ora fa sul suo profilo. A chi erano rivolte le sue parole? I suoi followers, stando ai commenti lasciati sotto l'ultima immagine postata, sembrano non avere dubbi. Molti di loro, difatti, sono pronti a scommettere che il messaggio in questione fosse rivolto ad Angela, ma sarà davvero così? Esther, dal canto suo, è rimasta molto sul vago e, al momento, non ha né confermato né smentito i sospetti dei suoi seguaci. Il risveglio dei morti viventi, ha scritto l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin in una storia su Instagram, lanciando, subito dopo sul suo profilo, l'hashtag, la personalità non si compra al supermercato. Che la ragazza si riferisse ad uno dei protagonisti di Uomini e donne è chiaro. La sua esperienza negli studi di Cinecittà è finita da un bel pezzo, tuttavia, Esther sembra avere ancora qualcosa da dire al riguardo. Esther Glam dopo Paolo Crivellin, fuori dagli studi di Uomini e donne ha trovato l'amore. Esther, tuttavia, dopo Uomini e donne, è riuscita a voltare pagina. L'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin è tornata insieme al suo ex fidanzato e la sua vita sentimentale oggi sembra andare a gonfie vele. Dopo aver reso nota sui social la sua relazione, molte sono state le critiche mosse nei suoi confronti, ma Esther sente comunque di essere a posto con se stessa. Il suo percorso a Uomini e donne è terminato, ha spiegato la stessa più volte, e quindi della sua vita adesso è libera di fare quello che vuole.